Ciao a tutti, approfitto del tempo incerto che favorisce poco movimento delle api per rimontare l'arnia perone nella sua totalità. Ovviamente non toglierò il plexiglass che divide il nido dagli altri melari perché tanto le abbiamo messe da poco, quindi non serve, anche se tendenzialmente le linee guida di Perone sono che dopo una settimana andrebbe liberata la parte superiore. Io sinceramente penso che, visto che è molto grande, lascerei per il primo anno così e io aprirò il primo melario la stagione prossima. Adesso la monto e sto facendo questo video principalmente perché voglio filmare un attimino la parte superiore del nido, visto che ho l'occasione che la apro sopra, così possiamo vedere il nido da una prospettiva che non si vede praticamente mai. Eccoci siamo, questo è praticamente il cuscino, diciamo, che dopo verrà spostato in alto. Un attimo. Beh, diciamo, con il riflesso non si vede molto. A occhio nudo ovviamente si vede meglio. Fatto, volevo farvela vedere nella totalità. Ovviamente la scelta di mettere anche gli altri moduli, che praticamente serviranno, facendo un calcolo rapido, se tutto va bene, se continuano, fra 5 anni. E la scelta è perché, oltre alla scomodità, insomma, di tenere questi moduli così grandi da qualche parte, è che potrebbero deformarsi col tempo. Quindi comunque stare sull'arnia permette al legno di adattarsi continuamente ai vari spostamenti e quindi di non creare grosse fessure. E soprattutto sarà sicuramente una forte coibentazione nella parte superiore, quindi è solo un vantaggio. Le due entrate che vedete lì era una modifica che avevo fatto io per un domani avere anche un ingresso nella parte sopra a melario. Diciamo che andrebbe messa più che altro all'ultimo per favorire, però può darsi che un domani la sposti. Per adesso l'ho lasciata lì, tanto non serve. Comunque diciamo che orientativamente quello andrebbe messo come ultimo, in maniera tale che le api hanno, chiudendo quelli piccolini lì dove c'è il predellino di volo, sarebbe l'ingresso per il melario alla parte superiore. Poi vediamo come si comporteranno, ma non è una cosa di adesso. Adesso vi faccio vedere brevemente dentro e poi chiudiamo col video. Allora, ecco, eravamo rimasti che vi avrei fatto vedere la situazione quando sarebbe stata interessante, e mi sembra che lo sia. Guardate che crescita che ha avuto l'arnia perone, ed è bellissimo. Oggi è tempo brutto, quindi tutti a casa, quindi si vede meno di quello che è effettivamente, però possiamo apprezzare anche la crescita rispetto al primo video, anche la crescita dello sciame. C'è una considerazione da fare, che rispetto alle altre arnie Top Bar e Varré, qui non avendo nessuna costrizione, io quello che noto è una velocità maggiore nel costruire i favi, forse essendo totalmente libere, perché è gigantesco rispetto alle altre, anche se hanno quasi riempito, se hanno già riempito quasi i moduli della Varré, e anche le Top Bar stanno parecchio avanti, ma nulla rispetto a questo. Ciao a tutti.